Pete, odi i tuoi scherzi. Perché hai spento tutte le luci nel bagno delle ragazze? Ho solo premuto l'interruttore. Non sarai mai il rappresentante di classe! Che incubo! Cominciamo la giornata! Ma che arroganza, devo vincere io! Non badare a lui, sarai tu rappresentante quest'anno! Ehi, come mi hai chiamato? Arrogante! Essere un cretino non ti farà vincere la presidenza, ma essere intelligente sì! Ah sì? Andiamo a discuterne di fuori! Vi sfido a una gara di ballo! Ragazze, pensate di essere all'altezza? Aspetta però, i balli TikTok non contano. Ma stai scherzando? Ma fai proprio sul serio? Io sono più bravo di te. Ma sei indipendente! Torna in classe adesso! Classe, attenzione per favore. Guardate questo animale. Si chiama cuocca. Oddio, ma che carino! Girati, sorridi, sì. Perfetto, ok. Ora puoi andare. Il prossimo. Va bene, è tutto. No! Ehi, sì, sto bene. Sto solo aspettando che arrivi l'autobus. I ragazzi. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. Ehi, Pete, stai studiando? Oh, ma che bravo ragazzo! Che cosa? Pete, che stai facendo? Mamma, sto leggendo! Oh, ok. Ehi,
Pete! Chi schiena per fare rappresentante di classe? No! Non oggi. Chi se ne frega? Oggi risparmierò sull'acqua. Wow. Sì! Mi piace il tuo look. Spero che tu vinca. Huh? Oh, scusa. Ehi, hey bro, è la mia stessa felpa. Andiamo. Tutte le ragazze voteranno per lui. E tutti i ragazzi voteranno per te. Vai, ragazza! Stai veramente bene, Kitty? Ehi! Adesso sorridi! Ciao! Cos'hai combinato? Andiamo! Vota per me! Prometto che avremo più compiti! Niente cibo spazzatura nella mensa, niente cellulari! Hamburger gratis, lezioni di 5 minuti e niente compiti. Sappi che vincerò io! Attenzione! Diamo il benvenuto al nuovo rappresentante di classe. Allora... bla bla bla... quindi il vincitore è... Pete... Peterson. Joy Peterson. Evviva! Sì! Oh, Ma è terribile! Oh, sì, è solo uno stupido! Aia! Di nuovo tu! Oddio, mi dispiace. Stai bene? Sto bene, ma sono arrabbiata. Sì, non è giusto. Facciamogli uno scherzo! Oh, ok. Ho un'idea. E per finire,
ecco qualcosa che prometto non accadrà mai più nella nostra scuola. È divertente, non è vero? Voi non sarete mai rappresentanti di classe. Chi se ne importa?